Ciao a tutti quanti e bentornati ad una nuova puntata di Rock for Rookies. Senti che voce calda che c'ho oggi, sono molto caldo, sono focoso. Vi siete fatti delle buone vacanze, vi siete abbronzati, bravissimi. Ora bisogna tornare a fare sul serio. Infatti il vostro buon vecchio amico Zeb non si è fatto cogliere impreparato. Per tutti gli amanti dei tre errori da non fare sul palco, sapete che da oggi si dà il via ad un nuovo format: i tre errori da non fare in sala prove. Ma esisteranno anche degli errori che si fanno in sala? Oh sì che esistono. Prima di proseguire ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi per supportare il canale, di lasciare un bel like nel caso la puntata vi piaccia e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che arriveranno. Ora basta tergiversare e cominciamo con i punti. Il primo errore di oggi ragazzi da non fare mai più è sicuramente quello di utilizzare l'attrezzatura che ti mette a disposizione la sala. Partendo dal presupposto che ognuno di noi dovrebbe avere la propria attrezzatura: cavi, amplificatori, microfoni. È il primo fattore di professionalità quando si va in sala proprio. Ognuno ha i propri oggettini, li mette lì, ordinati, e prosegue. In sala prove si può trovare molto spesso attrezzatura malmessa, rotta, poco funzionante, amplificatori bucati, ciabatte di corrente che non funzionano. So che prima di arrivare a un punto in cui si ha uno stage perfetto e predefinito ci vuole tempo e soprattutto soldi. Magari qualche bevuta in meno il sabato sera vi potrà aiutare a fare economia. Infatti è molto divertente quando arrivi in sala, partendo dal presupposto che l'attrezzatura la troverai là, quindi non te la porti da casa, arrivi e non funziona. Dopo ce l'hai nel culo. Fai una figura da chiodi con la tua band e non suoni. Ciao, arrivederci, le faremo sapere. Ma poi dai ragazzi, il chitarrista che non si porta l'amplificatore da casa perché tanto ci sono quelli in sala non ha senso di esistere. Un giorno vai in sala e utilizzi il Mesa Boogie, il giorno dopo utilizzi un Fender, il giorno dopo utilizzi l'Orange, quindi tu non avrai mai un'identità sonora. Vogliamo fare sul serio, vogliamo suonare per davvero, vogliamo fare qualcosa di concreto, ecco, partiamo dal presupposto che tu devi avere la tua attrezzatura. Considerato anche il fatto che poi quando sarai in sala ti dovrai aggiustare i tuoi suoni, quindi perdi tempo. Se ti porti l'amplificatore da casa, ce l'hai già, attacchi, tre tru tra, prove 2 secondi, sei pronto. Cosa non fare? Non basarti sull'attrezzatura che si ha in sala. Cosa fare? Portati tutto. Secondo errore da non fare più in sala prove ragazzi è quello di suonare senza aver fatto un bilanciamento. Ogni strumento non è che va semplicemente accordato prima di suonare, a volte non si fa neanche quello ma fa lo stesso. Lasciamo perdere, non ci voglio neanche pensare. Quando parlo di bilanciare non parlo di selezionare i tuoi suoni fighi da portare in sala, assolutamente no. Quando sei in casa tu ti basi solamente sullo strumento che tu stai suonando, quindi sei un chitarrista, hai il tuo clean, hai il tuo distorto, hai il tuo super distorto, hai il tuo suono da solista, ok, va bene. Non è la stessa cosa di quando tu vai a suonare in sala. Quando sarai in sala sappi che dovrai ribilanciare un attimo i tuoi suoni in funzione di dove ti trovi e con chi suoni, anche perché diciamoci, i chitarristi che sono spesso e volentieri dei gasati tendono ad avere i volumi altissimi, wow, tutto impazzito, ok? E magari c'hanno un clean che è sottile, sottile, basso, 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 poi c'hanno il distorto che è 40 milioni di dB più alto. Cerchiamo di bilanciare un pochino la tua line degli effetti e dei suoni. Si parla infatti anche di dosare gli effetti che applichi sul tuo strumento. Se hai la tastiera o la voce del cantante che è affogata di riverbero c'è un problema. Quindi ricordati che non ci sei soltanto tu. Cosa non fare quindi? Attaccare il jack alla chitarra e cominciare a suonare così perché è tutto perfetto. Cosa fare? Aggiustare un attimo i suoni prima di partire con le prove. Terzo ed ultimo errore di oggi ragazzi, che è molto collegato al secondo ma con un valore aggiunto: suonare senza bilanciare tutti gli strumenti insieme. In poche parole ragazzi, fate il sound check. Lo so che avete tutti quanti smania di andare in saletta, beccarti con l'amico e suonare, bellissimo, bellissimo, ma bisogna prepararsi. Arrivi in sala, monti tutto, fai il tuo suono per i cazzi tuoi un secondino rispettando il turno, si fanno 30 secondi di un brano o anche due, magari provando dei suoni un po' più puliti, dei suoni un po' più distorti, e si va a correggere i vari volumi di tutti gli strumenti. C'è il basso che è 10 dB più alto della voce? Forse c'è un problema. La brutta abitudine che hanno tutti i ragazzini che vanno in sala prova è quello di attaccare subito lo strumento, come abbiamo detto prima, e di suonare. Sì! Bravissimi, questo sistema poi lo porterete sul palco e non ci si capirà niente. Comprendo che non possiamo permetterci tutti quanti un fonico anche da portare in sala prove, lo capisco. Infatti sta a voi imparare due segreti del mestiere: capire come funziona un mixer, capire come cablare gli strumenti. Un problema che il 99% dei casi emerge è proprio la voce. O è bassissima e non si sente, o è altissima. Dovete cercare di creare armonia quando siete in sala, prima di buttare giù le porte. A me fa incazzare da morire quando il cantante sparisce. Magari nella strofa ancora un po' si salva perché è tutto contenuto, boh, arriva il ritornello, esplosione, il cantante sparisce, è andato a prendere il caffè, torno dopo, va bene. Puoi stare anche nell'intelligenza del cantante e capire che se in quel momento deve urlare fortissimo, non dovrà tenere il microfono qua, lo dovrà tenere un po' lontano. Non a casa del signore, una via di mezzo, esistono anche le mezze
misure, ragazzi. Ok, anche oggi abbiamo imparato un sacco di cose meravigliose. Siamo già arrivati alla fine di questa puntata, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un bel like. Non dimenticatevi di iscrivervi. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock for Rookies. Statemi buon e pace. Una volta mi è successo a 14 anni, ero in sala prove le prime volte, dovevo cantare con questo microfono che era uno Shure 58, non c'avevo soldi quindi usavo quello, era tutto ammaccato, era marroncino sopra e puzzava di birra, sudore e fiatella. Cazzo, un disgusto, sembrava di cantare davanti a un'ascella, piangevo, figa, che schifo.